fatto questo mestiere? Tempo perso. Che fa? C'è inganna. Un morso! È secco, secco dolce! Va bene! Ok! È secco, secco. Non lo vogliamo secco noi! Mi ha abituale! Bene! Prego! Allora Gilberto, c'è l'agave, come, no l'agape, agape con la che si chiama, e stanno tutti mangiando, sì. E questa è una buona cosa. Sì, quando si mangia si vede che si è contenti, si è sereni. Allora, però perché introduco questo? Perché ti trovi ingrassato un pochino, è un po' rilassato, stai una pacchia come, allora... Diciamo che anche in parrocchia sono stato bene, certamente si corre, sono stati momenti anche di fatica, di lavoro, specialmente durante la festa parrocchiale. Ma anche al Santa Lucia dove mi trovo, comunque ci sono giornate anche abbastanza piene, intense, quindi anche il lavoro c'è anche lì, ecco, grazie a Dio si può fare tanto, soprattutto a livello di ascolto, di contatto con gli ammalati. Per quanto riguarda... Hai trovato un po' la tua dimensione, possiamo dire, ancora ti devi assestare. Ancora devo chiaramente ambientarmi, ma io penso che la dimensione del prete è quello dell'essere al servizio del popolo di Dio, quindi chiaramente nella parrocchia sono stato al servizio qui dei parrocchiani. Nel caso dell'ospedale il mio nuovo compito è quello di essere al servizio dei fratelli malati, insomma delle persone. Senti, un po' di pettegolezzo che ti faccio io. La gente, alcuni sono stati molto sorpresi, altri molto dispiaciuti di questo tuo abbandono o di questa tua andata via semplicemente. Sì, ma o questo turnover. Io se sono volesse, un po' imprevedibile come carattere, forse sono un po' sfuggente, quindi non è facile capire, però invece era forse il desiderio di un ministero vissuto più a contatto con il mondo della sofferenza e magari meno con ruoli così di manageriali di... Beh, io credo che però ognuno deve cercare la propria dimensione, sì, e quella per la quale il cuore, l'abito spingono. Penso di averla trovata in questa nuova realtà, insomma, perché poi sono sereno, cioè mi sento veramente contento. Ma ti si vede. Mi sento contento. Senti, ai cittadini di Statuario, che non so se guarderanno, qualcosa di non scontato, però va non bene, dire vabbè, il grazie. Solito salute e grazie, no, vabbè, questo quello... te lo taglierò. Ok, beh, devo dire innanzitutto vogliate bene al vostro quartiere, cercate di renderlo un quartiere a dimensione umana, già lo è, ma sicuramente si può fare molto di più, soprattutto nell'attenzione agli anziani, che sono una gran parte di persone in questo quartiere, all'attenzione alle famiglie e alle persone anche sole, quindi penso che se questo quartiere scopra una solidarietà interna, penso che... Tu andavi molto a fare le comunioni anche agli ammalati qui, sì, mi pare. Qualche volta, sì. Non... Senti, quindi questo è il saluto sì. Che vuoi dare, diciamo, a... È un bel quartiere, io penso che come zona, come quartiere, ha tante potenzialità, però sicuramente si può fare molto di più, soprattutto nel cercare degli obiettivi comuni. Cosa ti manca per ora di Statuario? Ma l'allegria che c'era qui, perché comunque era una parrocchia molto allegra, molto serena, la gente ama stare insieme, questo in un certo senso manca un po' in un luogo di lo dobbiamo creare noi, ecco. E invece cosa non rimpiangi? Non rimpiango, è una domanda difficile, alcune giornate di stress, non rimpiango forse alcune difficoltà che ho trovato, però il resto posso dire che sono stato contento, è stata una parrocchia che mi ha dato. Quanti anni sono passati? Sono stati 7 anni. Buonasera. Quanti ne hai visti passate de parroci? Parroci sto al terzo adesso. E tu rimani sempre qua, allora... Per adesso sì. Cominciamo ad avere, come dire, non è che sei la talpa che li manda via tutti, no? No, spero di no almeno, spero di no. No, però almeno per quest'anno rimango, poi vedremo. Ok, una cosa
come dire, che rimpiangi di Don Gilberto? Che rimpianco di Don Gilberto è la spontaneità con la gente, penso che quella sì, mi manca, perché è la specifica sua quella, e poi anche l'attenzione per i bisognosi e i malati della parrocchia. Senti, ti faccio una domanda molto particolare, perché io non ho... come prete, cioè sì, dal punto di vista dell'officiare, era perché mica è morto, però era bravo, perché io credo che bisogna avere pure una capacità di officiare, o no? Sì, o sto dicendo sì, una cosa... No, c'è bisogno della capacità, ma io penso che ognuno ha il suo modo di fare, e nel suo modo di fare era bravo. Chi era più intonato? Gilberto o il nuovo parroco? Tutte e due. Tutti e due sono intonati? Tutti e due. Non ci credo. Tutti e due. Quanti anni sono passati? Sono stati 7 anni. Sono passati in un fulmine, possiamo dirlo? Sì, per me sono volati, cioè, oddio, ci sono stati anni pieni, pesanti, belli tosti. Chi vuoi ricordare dei preti che hai... Ringrazio tantissimo Don Richard, che mi ha dato un grande aiuto in questi anni, Don Simon, ma diciamo anche Don Alex a modo suo, Don Yab e gli altri sacerdoti sicuramente mi hanno dato tanto. Ho un pensiero, una gratitudine comunque per tutti. Ok, comunque tu no, cioè, ti farei vedere, quindi sì. Non sì, è no, che il nostro è un addio. Beh, tornerò adesso, dice, per il 9 ottobre. Per l'insediamento di... Il 9 novembre, scusate, per il 9 novembre, perché appunto ci tengo ad essere presente. Ovviamente non ti chiedo un giudizio sul nuovo parroco. Beh, perché il giudizio è positivissimo, posso dire, cioè siamo amici, ci conosciamo, ma chiaramente ancora non so come lavorerà, però penso che lui sia in grado di gestire bene questa parrocchia. Credo anch'io, dal punto di vista sicuramente del manico, dal punto di vista del cuore non te lo so dire, perché questo è una persona che ha cuore, lo vedremo, come mi auguro che abbia lo stesso tuo cuore, come dire, che è una caratteristica che non tu hai troppo avuto. Perché troppo cuore può fare danni. Il problema è un altro, insieme al cuore c'è la testa, ecco. No, anche il coltello. La testa più cuore. La testa e il cuore, sì. Ok. Va bene, grazie, un saluto a tutti gli abitanti dello statuario. Vi voglio bene, un bacione, ciao. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way we'll find us.